Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Lo avevo promesso ed eccoci qui, in un altro video di paracord a scioglimento rapido. Quello che andremo a realizzare oggi non è un bracciale, ma semplicemente una riserva di paracord da portare sempre con sé e sciogliere al momento del bisogno. Spesso ci dimentichiamo qual è il reale utilizzo del paracord. Come molti di voi sapranno, infatti, il fatto di avere una riserva di paracord sempre con sé e nello stesso tempo avere la possibilità di slacciarla e utilizzarla immediatamente, sappiamo benissimo per chi è che pratica attività outdoor che è una cosa molto importante. Non ci dimentichiamo infatti che anche se spesso all'interno di questo canale vengono realizzati dei bracciali che alla fine possono apparire solo ed esclusivamente dei gadget, il motivo reale per il quale esistono gli accessori in paracord è appunto quello di avere una riserva di paracord sempre con sé da poter slacciare e utilizzare al momento dell'evenienza. Ed è chiaro che se questo avviene in maniera così veloce come abbiamo appena fatto, è sicuramente più utile per chi è che ne fa veramente utilizzo. Di conseguenza, seguendo il filone dei bracciali accessori a sgancio rapido che ho lanciato qualche mese fa e con il quale vi ho promesso di farne almeno un video al mese, oggi andremo appunto a realizzare questa sorta di coprispallaccio, coprimaniglia, insomma come la volete chiamare la chiamate, ma che in fin dei conti altro non è che una riserva di paracord da poter sciogliere in maniera velocissima. Per far sì che ciò avvenga basterà tirare questa parte di paracord e successivamente tirare questa estremità. E come potete vedere abbiamo già slacciato questo nodo. Ve lo faccio rivedere. Basterà tirare e tirare. Ed ecco la nostra riserva di paracord. Oggi per una più facile spiegazione utilizzerò questo pezzo di plastica appunto per farvi vedere come si realizza. Ma è chiaro che voi lo potete realizzare ovunque voi vogliate, lo potete fare sullo spallaccio dello zaino, sulla maniglia di una valigia, di uno zaino, sulla fascia di un marsupio, insomma, in qualsiasi posto sia possibile andare a fare questo tipo di nodo. Allora, quello che ci servono sono all'incirca 2-3 metri di paracord. Sotto i 2 metri, a parere mio, è poco indicato perché comunque verrebbe abbastanza sottile e alla fine un metro e mezzo di paracord lo si può tenere anche in tasca, mentre più di 3 metri verrebbe, a parte troppo grande, credo che una riserva di paracord superiore ai 3 metri non serva per un utilizzo immediato. Di solito quello che serve per andare a fare un lavoro veloce e improvviso, i 2-3 metri di paracord sono secondo me l'ideale. Allora, prendiamo l'estremità del nostro paracord, quello che sto utilizzando adesso credo che siano 2 metri circa, e andiamo a fare un piccolo nodino all'estremità. Dopodiché lo mettiamo sulla fascia in questo modo e lo facciamo ritornare indietro. Il primo nodo, come sempre, sarà diciamo un po' più difficile, ma poi andremo in maniera abbastanza scorrevole. A questo punto facciamo passare questa parte del paracord sopra questa qui, ok? Quindi non dobbiamo fare questo, ma questo, perché deve andare a bloccare questa parte di corda. Blocchiamo, ripassiamo su, dopodiché blocchiamo con l'altra mano e lo facciamo passare sotto, in questo modo. A questo punto passa sotto alla fascia, ripassa su, sopra alla centrale e sotto. Ok, a questo punto vi consiglio di cercare di stringere bene le parti di paracord che sono un po' morbide. Ecco qui. E a questo punto lo posizioniamo in questo modo e continuiamo. Allora, quello che vi consiglio è quello di non fare dei nodi troppo stretti, perché ricordiamoci sempre che lo andremo a fare su una fascia che è morbida, quindi se facciamo il nodo troppo stretto andremo a cambiare la forma dello spallaccio, di quello che sia, e chiaramente poi nel momento in cui lo andiamo ad indossare potrebbe essere scomodo. Quindi cerchiamo di mantenere, vedete, deve stare sempre morbido. Quindi a questo punto tiriamo un poco, ovviamente questa qui deve stare sempre al centro, e lo facciamo ripassare sotto, sopra la centrale
e di nuovo sotto. In questo modo. Sopra, sotto, e sotto la fascia. Di nuovo sopra, sotto e sotto la fascia. Ovviamente cerchiamo di fare in modo che sia il più stretto possibile, quindi ogni volta che andiamo a fare un passaggio cerchiamo di spingere verso il basso e ritorniamo su. Ed è quello che andiamo a fare fino alla fine del paracord. Arrivati a questo punto, facciamo un nodino nell'altra estremità e dopodiché, se ce la facciamo a farlo passare dall'altro lato, bene. In caso contrario, ritorniamo indietro e facciamo passare all'interno di questo cappio la corda in questo modo. Guardate, così. Dopodiché, tiriamo questa parte e lo andremo a bloccare. Purtroppo qui è venuto molto abbondante, ma in teoria quello che dovrebbe venire è questo qui, vedete? Quindi una parte abbastanza piccolina e il nodino adiacente in questo modo. Qui è venuto, diciamo, un fiocco un po' più grande, ma è giusto per spiegarvi il concetto. Ok, a questo punto il nodo è completo. Quello che dobbiamo semplicemente andare a fare è, prima per slegarlo, è prima tirare questo e successivamente tirare questo qui. E come vedete, ecco la vostra riserva di paracord a portata di mano. Lo rifaccio in maniera molto veloce. E come vedete, ecco nuovamente pronto il nostro paracord a scioglimento rapido. Il motivo per il quale abbiamo deciso di fare questi nodini è semplicemente per il fatto che, nel caso in cui sia su uno spallaccio e quindi non abbiamo modo visivamente di vedere dov'è la parte da tirare, è chiaro che con il nodino sarà sicuramente più semplice da trovare e da tirare. Uno e due. Ok, va bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Come al solito cercherò di farne almeno uno al mese, stavo parlando di tutorial di nodi e bracciali, insomma accessori a scioglimento rapido. Detto questo, vi ricordo che sia le matasse di paracord che tutto l'occorrente che utilizzo nei miei tutorial lo trovate su paracorditalia.com. E detto questo, il video finisce qui e ci vediamo la settimana prossima. Ciao, 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 ciao.